campionato di Jukebol saranno Castor contro Rodello Sgabini. Per la prima volta la società rovellese è riuscita a far qualificare una sua squadra nella finale di campionato, mentre in questo caso si tratta della sesta finale su sei mai giocate in Italia. Ecco, i Castor si schierano in campo, da una parte c'è la solita formazione con Zinetti a destra, Zaffaroni al centro e Lanza a sinistra, mentre dall'altra parte abbiamo Tramacere, Zinetti, Giacomo, Aceti e De Mezzo. Questa partita, Rovello, che purtroppo già non gode i pronostici della pronostici, purtroppo anche la sua miglior giocatrice, Laura Rebosio, purtroppo indisposta e quindi non potrà giocare questa finale. Castor attendono in campo gli avversari che stanno dando la carica e gli ultimi consigli tecnici. Ecco, stanno entrando in campo. Passaggio a Calcaterra, che ribalta l'ultimo passaggio di Cattaneo. Giro di Cattaneo, centrale, i pacchetti, Aceti non riesce a controllare e il primo punto della partita va Rovello. Di Taschetti, per Zaffaroni, De Mezzo, Tramacere, scambio con Tramacere con Aceti, 45 forte e Cattaneo non trattiene, si torna in qualità 1-1. Passamento per Paravani, ancora un passaggio, ma questo però si era portato al campo, recupera malapena il pallone e poi Giuliani si fa l'arco dei passi, palla a Saroni, Tramacere, 45, non c'è nessuno in seconda per Rovello, la palla cade giù, 2-1 per Saroni. Tiro di prima di Rebosio, ci mette in testa Zaffaroni, poi cambio Lanza Zinetti e poi invasione di Zinetti, questo palla torna nelle mani di Rovello. Rovello! Per Zaffaroni, deve tirare, la difesa si schiera, difesa da Cattaneo, da Lombardi e poi però il sbaglia il passaggio, la palla torna nelle mani di Saronno. Di mezzo, la Macere, 5-3 Macere, la palla si impera, per Paravani con la mano, la stava per la passa Cattaneo, lo scambia Lombardi, lungo linea, difesa tra Macere, poi 45, Diretti. Rebosio, prova a cambiare il tempo, di Rebosio, siamo su 3-2. Guarda Saronno, Zinetti, appartamento, il compagno, poi ancora il stagione, davanti a Giorgio Zinetti, Rovello così a tutta la distanza, ending di Rebosio, poi azione contratto velocissimo di Castro, presa da Lombardi. Finora messi giù da Saronno Castro.
proprio. Scambio, ottimo scambio con me. Sicuramente non ci arriva. Nuovo vantaggio Roberto. Serie di passaggi e ribaltamenti con la palla che arriva in fine lanza, 45, molto basso. Lombardi non trattiene, la palla cade dentro l'area. Punto per il Saronno Castro, siamo 5-5. Tirare, ma la passa scambia con Aceci, 90 di Aceci, bassissimo, e non ci arriva, Saronno in vantaggio, 6-5, metti terra, Carugatti, per Rebosio, che ribalta in diagonale con Cattaneo, tiro di Cattaneo, alto, preso a Tramacere, e poi cambia il pannello di gioco, non si mette, però si ferma, qui si cambia con Lancia, in due tempi Lombardi, quel contrattacco veloce, forse fin troppo veloce, la fretta fa brutti scherzi, tutto regalato, tutto Saronno. Guarda avanti, finito scambio con Cattaneo, e la palla poi esce fuori dal campo, un altro punto regalato a parte Rovello, e Saronno si porta sul più 3 quando sono passati 5 minuti dall'inizio della partita. Guarda avanti, Rebosio. Palla troppo alta per Cattaneo che non ci arriva, brutto parziale per Rovello, si è fatto fare 4 punti senza riuscire a segnare neanche uno, e Saronno adesso ha l'occasione di prendere le distanze. Ginetti, nella Ginetti, lancia, palla Tramacere, ben controllata, 90 di Tramacere, punto su Cattaneo, siamo 9-5. Cambia con Rebosio, palla per Calcaterra, il passaggio non è buono, è un brutto periodo per Rovello, Saronno può approfittarne, lancia, cambio con Zinetti, punto, e attenzione, abbiamo un infortunato, temo che Lombardi si è fatto male, deve essere il ginocchio, da qua non è facile, ma temo si sia fatto male e che purtroppo la partita sia finita qui per lui. Sì, si è fatto male alla gamba sinistra, si era già precedentemente infortunato. Adesso si è rimesso a sedere, ma non penso di tornare a giocare. Ed è davvero un grande danno per il Rovello, perché comunque è uno dei suoi uomini migliori, è un ottimo difendere e anche un buon reparto attacco. Sa anche attaccare piuttosto bene, per cui per il Rovello adesso con 5 punti di svantaggio dopo solo 6 minuti dall'inizio della partita e senza Lombardi sarà difficile riuscire a mettersi in questa finale. Ha messo in piedi, però torna a panchina con le sue gambe, è un buon segno, probabilmente si è trattato tanto di una volta minore, nulla di preoccupante. E al suo posto entra Roberti, Roberti al posto di Lombardi, è per il momento infortunato. Tanto, vediamo che si sta spiegando la caviglia, comunque a quanto pare l'infortunio non è al ginocchio ma la caviglia, che è comunque positivo perché senza dubbio è più facile recuperare infortunio la caviglia piuttosto che al ginocchio. Thank you.
Rocca dopo un parziale di 6 punti da parte di Soronno. Tanto schieri di scambi, palla che arriva da Ceti, tiro, gioco da Cassani, il contrattacca, scambio con Barabani, tiro di Barabani, tutto, punto di Barabani, il Romello si rifà sotto, meno 3. Tanto mette dal fondo. Arriva 11-7 Cattaneo, passaggio per Roberti Barabani, finta con Scherzo, passaggio di Cattaneo che poi scambia con Caprani, back di Caprani, difesa in scivolata di mezzo, ottima difesa la parte di mezzo, poi palla Zinetti che scambia con Lanza, tiro di Lanza sul 90, dal Caterra non ci arriva, nuovo vicino per Saron. Abbiamo uno scambio, l'uscito di Messi Giorgio, è entrato Filippo Gini ed è uscito anche Cetti Alessandro al posto di Volonté di Michele. Tiro di Rebollo, landing, era effettivamente landing, da Faroni, di mezzo, va la Stramacere, che ribalta su Gini, l'ultimo passaggio, deve tirare, la difesa arriva, riesce a trovare l'intersezione fra Calcaterra e Roberti. Vantaggio massimo per Saronno, più 6, intanto è uscita di mezzo che ricordiamo ha fatto un'ottima difesa prima ed è entrata Basilico Sabrina. Cattaneo, alta per difesa facilmente a Volonteri, per Lanza, finta con Stani Virgilli che poi fa un tagliato eccezionale e adesso Saronno ha fatto il doppio dei punti di Rovello, 14 contro 7 della formazione comasca, e mancano 6 minuti e mezzo alla fine del primo periodo di gioco. Barabani, finta, poi ribalta per Rebollo, poi passaggio basso per Caprani che comunque controlla, però è costretto a fare passi e la palla di nuovo a Saronno che fino a questo momento è riuscita a condurre abbastanza facilmente questa partita. Gilli, Lanza, cambio, Zaffaroni, invasione di Zaffaroni, e palla che va a Rebollo, passaggio buono per Barabani, e poi finta un passaggio, fa un bellissimo lungo linea, tra Macere non ci arriva, il Rovello si porta a 4-8. Ginetti, Lanza che finta scambio con Gilli, e quindi passa ancora Zaffaroni che la ripassa la Lanza che tira un 45, non ci mette tutta tanta terra e poi Canudati colpisce la parte metallica del pannello, tiro in balzo, palla in Saronno Castor che conclusa un'azione con Gilli che tira e in scivolata ci prova Roberti ma nel difendere il pallone è entrato nell'area, quindi di nuovo punto per Saronno che si riporta a quota 15. Palla Barabani, da Simpenna, correndo in cima da Volonteri, da Macere, tira in seconda, e Cattaneo prova a sforzarla ma non c'era nessun compagno dietro di lui, pronto a prenderla, e vantaggio massimo di Saronno Castor, più 8, mancano 5 minuti al fine del primo tempo, Rugati, Rebollo, landing di Rebollo, questa volta invece non ne sono più sicuro, Zaffaroni, Basilico, passa al muro, passaggio sbagliato di Basilico, si riprende il Rovello, tiro di Calugati, impotente di Zaffaroni, quindi ribalta per Tramacere, tiro di Tramacere, Caprani non era in posizione, più 9 per Saronno ed è un vantaggio enorme considerando che siamo soltanto nel primo periodo di gioco, Rovello non riesce a segnare. Siamo 17-9, mancano 4 minuti. Stramacere, Basilico, Zinetti, palla alta e questa volta la seconda c'era ma non riesce a prendere il pallone. Zinetti Barabani, Carugati, un altamento troppo alto per quest'anno, non riesce a prendere il pallone. Castor hanno il pallone.
verso Saronno, che riparte con Zinetti, Andrea Lanza, e poi gli sale il pallone in una maniera davvero incredibile, è proprio scivolato via dalle mani, si mette Rovello, tiro alto, però la seconda del Saronno c'è, scusate, Gigi tira sul 90, Rebozzi non si era messo in posizione e il Saronno Castro si portano su più 10, 19-9. Continuano a ribaltare mentre tendono a correre il giocatore Saronno. Un altro ribaltamento, stavolta però i passaggi sono finiti, non tirare. La prima linea del Saronno non era ben posizionata, la palla si è tenata in seconda, non sono riuscita a prenderla. 19-10. Bandito, Ramaschere, prova a entrare nel buco, la palla si alza, stavolta la seconda con Roberti c'è. Quindi ottimo tagliato di Barabà. Sì, cambia con Lanza, poi ribalta per Tramaciere, però è troppo basso, non riesce a controllarlo e rimette velocemente Rovello. Schiavisce, provano a mettere giù con Saravani tagliato, però la palla fuori dal campo, punto regalato. Di nuovo possesso per Rovello, con la palla che si dice a Roberti, che tira la spada, molto alto, quasi un passo di che non prende il pallone e di nuovo meno 8 per più 8 per il Saronno Castro. Paracere con le volontà, Marco Gigli, che passa avanza, è l'ultimo passaggio. Così un punto facile facile per Saronno Castro, intanto è caduto la rimessa in gioco di Rovello Scavici, quindi di nuovo possesso per Saronno. Gigli, cambio con Lanza, poi palla Zaffaroni, 45, la palla scivola dalle mani di Sotto Terra, con di nuovo vince per Saronno, 22-12, manca un minuto. Cattaneo, il Rebozzo, infatti tira, in due tempi però Zaffaroni e Lanza riescono a prendere, poi riguarda lo stramaciere, lo passano a Basilico, alta, difesa a Cattaneo, poi in contatto. Difesa aperta, Rovello raggiunge poi 13, con Saronno dicevo che si trova agevolmente 9 punti sopra. Per il Saronno Castro, Arugato, Rabani, tiro di sfida, le passe, la difesa non se l'aspettava, il 90 era scoperto e Barabani ne ha approfittato. Mancano 14 secondi, c'è tempo solo per un'azione. Cambio per Lanza, poi la palla circolare, Rovello va a tirare subito, Arugato, tiro. La palla si spenna e il tempo conclude qui sul risultato di 23-14 per il Saronno Castro. Inizio! Sta per iniziare il secondo tempo della finale del sesto campionato italiano di football tra Saronno Castro e Rovello Scavino. I Saronno Castro hanno condotto agevolmente il primo tempo, adesso sono in vantaggio di 9 punti, un distacco davvero notevole considerando che sono passati solo 15 minuti di gioco e Rovello si è ha avuto pure un infortunio parziale, adesso il giocatore è di nuovo in campo, Lombardi, ricordiamolo, è di nuovo in campo, per cui nulla di serio e la partita sta per iniziare. Bisogna dire che per Rovello sarà difficile riuscire a recuperare i 9 punti di svantaggio, ma è un'impresa tutt'altro che impossibile. Giacomo Zinetti, tiro sul 90 e Cattaneo non ci arriva,
Mattina, Baldassarri, passaggio Roberti, c'è troppo basso, la palla è caduta, si riattacca subito veloce, stavano cazzo, questo è il Sgaviscio, quindi palla a Cassano, palla si impenna, vende a Scelti, quindi di mezzo, alta, vede ancora a Cattaneo, quindi per Lombardi, la passa a Baldassarri che arriva in rincorsa alla seconda, al campo, punto per i Novello Gavici che raggiungono la quota 15. È Baldassarri, Accetti, Monteri, di mezzo. Tiriamo bene. Ginetti, 45, fa in alto per la seconda linea, ma Baldassarri non ci arriva. Di nuovo più 10 per Stano Castro, il distacco, lo ripetiamo, è davvero notevole. Per Roberti, che rimane su Cattaneo. Cattaneo, tagliato! Ottima difesa di De Mezzo! E quindi riesce a cambiare il panale di gioco. Accetti, Ginetti, di nuovo un ribaltamento su Gilli. Prende Gilli, poi la tira, in due tempi e quindi Caprani la passa a Lombardi, passate basso, ma miracolosamente Lombardi la controlla. Quindi palla per Baldassarri. Ginetti, l'alza per Gilli, poi passa l'alza. Di nuovo per Ginetti, tiro, ottimo punto di Ginetti, la mette nel buco, Lombardi non c'era, vantaggio massimo per il Salono Castro, più 11. Caprani, Caprani, scambio con Cattaneo, ultima palla per Caprani che ci mette tempo per controllarla, 90, ripresa da poi perde il pallone in maniera vera incredibile, palla di nuovo Rovello, Cattaneo, Caprani. Passaggio a Martinari, poi punto regalato, più 12 per il Salono Castro. Scusate, c'è un piccolo problema tecnico, punto di quello che dice, li mette volontari. Accetti, 45 di Accetti, una fucilata micidiale e la difesa del Rovello non riesce a trattenere. Di nuovo più 12. Baldassarri, Cattaneo, palla un po' alta, riesce comunque a controllarla. Quindi di nuovo ribaltamento incrociato su Lombardi, ottimo tagliato, Balanza in scivolata la prende. Quindi si inserisce Gigli, poi a quanto pare c'è di nuovo un problema alla gamba di Lombardi. Di nuovo dal campo, forse è tornato a giocare un po' presto, forse pare i danni non si possono giocare così in fretta, in pochi minuti, tanto Ginetti è stato difeso da Cattaneo, che posso fare la morale, e poi di nuovo ribaltamento per Cattaneo, che controlla il pallone e di sorpresa ci regala questo punto regalato, che regala un nuovo vantaggio, un nuovo record massimo per il Salono Castro, più 13. Baldassarri, cambio con Carugatti, in due tempi la difesa saronese la prende, quindi parla per Lanza, cambio con Ginetti, un 60 molto alto, era forse più alto per la seconda che per la prima, e il Salono Castro rompono il muro dei 30 punti dopo solo 20, 19 minuti di gioco. Davvero stanno facendo una quantità di punti incredibile. Tanto non c'è più scambio da parte del Rovello. Poi palla Carugatti in seconda, ma Gilli c'è. Poi però, Ginetti. E di nuovo punto a Ginetti. Il Castro sul prossimo più 15. E la partita rischia di chiudersi dopo solo 20 minuti di gioco. Davvero, il Rovello sta rischiando di perdere questa finale dopo già solo a metà della partita. Tanto ottimo punto di Barabani. Mette Ginetti per il Savoia. Andrea Lanza. Cambio con Giorgio Ginetti. Per Acepi. E poi ribalta velocemente. La palla un po' bassa per Ginetti. E poi la mette sotto il braccio di Barabani. E siamo 32-17. Dopo essere passati 5 minuti dall'inizio di questo secondo periodo di gioco. Intanto Rovello fa un po' di cambi nella prima formazione. Cambia
militari dei due pannelli. Ma magari Barabani a terra. Barabani. Ottimo filo di Barabani. Questa non si aspettava, c'è un ginocchio. Meno 14 per il rovello. Aceti, volontari. Per l'anza. Diretti. Tiro di prepotenza. Va giù, esce la palla, è rimbalzata sulla difesa, poi si torna in campo. Mette Barabani. Carugato. Un po' lontano, passa per Baldassarre. Tira in seconda, senti, non ci arriva, era in ritardo. Punto per il Rovello. Adesso si trova 14 punti sotto per una tappa. Volontari. Berlanza. Cambio con Aceti. 60 di Aceti, bassissimo, fortissimo. Perché terra non trattiene. Siamo 34-19. Inserisce Gilli, che poi passa a Zinetti, cattivo rimbalzo di Zinetti, quindi possiamo nuovo per Rovello, che subito ci fa un attacco, ce la fa, la difesa del secondo era pronta, e Rovello si porta a quota 20, Aceti, con Zinetti, tiro di Zinetti e poi Barabani, Barabani pasticcia un po' con la palla, alla fine cade tocca il terreno di gioco e siamo sul più 15 per il secondo campo. Castagno per Baldassarre, la palla è troppo bassa, è troppo in avanti, non può controllarla, quindi contromento velocissimo del secondo Castor, che raggiungono un nuovo vantaggio più 16 e siamo a poco dalla metà della partita e il secondo Castor stanno conducendo agevolmente. La palla è qui dall'intersezione fa Aceti e Zinetti. Ecco Volontari, passo di mezzo, scambio con Giorgio Zinetti, ultimo passaggio Volontari, il presidente Rovello c'è, poi palla per Rebosio e Zinetti, e di mezzo la seconda per Aceti, poi palla per Zinetti, che la palla ribalta per il fratello Giacomo. Con due tempi la difesa di Rovello difende e poi Schiwi nella fretta regala un sviro che sarebbe stato davvero bello. Cattaneo, vediamoci! Per Carugati, Rebosio, ribaltamento incrociato su Cattaneo, ancora un passaggio e lo usa per Barabani, difeso con facilità da Zinetti, che passa la palla a fratello Giorgio e tira subito senza scambiarla e permette alla sua squadra di torneggiare sugli avversari di ben 17 punti, un vantaggio enorme. Palla Barabani, Cattaneo, Aceti aveva il pallone in mano, una sinistra davvero incredibile, De Mezzo, Gilli, scambio con Volontari, la difesa un po' più organizzata, ma tutto capace di rimanere sulle capacità di fare difesa, poi palla a Barabani. Il vecchio il trucco del tiro in seconda sul primo passaggio e funziona ancora. Quando mancano 6 minuti alla fine del secondo tempo, il Salerno Castor sta conducendo in quella che è la finale probabilmente più noiosa mai giocata nei campionati italiani. Tanto la difesa di Salerno pasticcia un po'. Punto di caro, punto di Rebosio. Fatica controlla il pallone, poi lo passa da pallone e ribalta per Zinetti, questa volta la passa il fratello Giacomo, tiro in Zinetti, tagliato e va giù. Salerno e Castor raggiungono quota 40 punti. Barabani, Carugati, Rebosi, Caprani che decide di ribaltare l'ultimo passaggio su Cattaneo, buon tiro di Cattaneo. Aceti non ha ancora una volta non riuscito a prendere il pallone e Rovello si riporta sul meno 15.
Intanto vediamo che è entrato Tramaciere. Poi parla volontieri, Prigilli, tagliati i gilli. Cos'era Carugatti? Non c'è nessuno. Parte Tramaciere che è riuscito sia a toccare il pallone ma non a difenderlo. Messa dei gilli. Caffaroni. Aceti. Zinetti. Cambio con Zaffaroni. Difeso da. In pizza Ceti, adesso Rovello si trova meno 13 punti se ci saranno casi. Volteri tra Ceti 45, basso, forte e Roberto invece intanto palla a Posio e ha fatto un 45 in seconda linea e poi non si capisce il problema dove il pallone si è caduto. Siamo 42-27. Carugatti, sono giù un po' in avanti per Barabari, comunque controlla, scambio con Cattaneo. La palla c'è in seconda e Gilli con uno scatto prima la prende. Quindi la passa da Ceti per Zinetti. Qui è Zinetti che però ha tenuto dentro l'area, punto regalato. Messa su Tramaciere e poi ribalta per Zinetti. Palla troppo alta, il giocatore se la messa riesce a controllare e il possesso va da Rovello. Cattaneo. Carugatti. Ottimo tiro di Carugatti. La messa nel gruppo, il giocatore avversario non si dice più nemmeno toccare la palla. Adesso il distacco fra due formazioni è di 13 punti quando mancano 3 minuti alla fine del secondo tempo. Tramaciere, Volontieri, Presidenti, Tiro di Zinetti, la palla va in seconda. Carugatti, il subalto la prende. Palla a Barabari. Si ribalta su De Bosio, però la difesa c'è. In effetti la palla ha colpito la parte superiore del pannello, però rimbalza da pulito, non saprei. Intanto Volontieri ha rimesso per Zinetti. Palla in seconda. E purtroppo Caprani in seconda non è riuscito a difendere il pallone per pochissimo. Siamo quindi 43-29. Arrivati. De Bosio. 45, facilmente per lo Zaffaroni, un po' di passo a Zinetti, e cerca di passare la Ceti, ma taglia il passaggio e Roberto riguadagna il possesso. Barabani, tiro in chiamata, in sono tanto, si fa un tempo. Rovello raggiunge quota 30. Brava Cere, Volontieri, scambio ottimo con Gilli, però si riesce a tirare, la palla che dentro l'area. Regalato e il Salerno Castro ora sono a 12 punti da Rovello, 1 minuto e 40 secondi alla fine del secondo tempo. Zaffaroni, Basilico, Tramaciere, gli altri 30 di Tramaciere, il centro del giro rovellese, quindi ribalzo Cattaneo. Cattaneo, palla in alto, ma l'arbitro ha fischiato un cattivo rimbalzo. Di centro alla corretta. Volontieri. Aceti. Buon punto di Aceti. La giocata di Rovello non è riuscita neanche a vedere. Siamo 44-32. Sbagliato. Sbagliato la rimessa in gioco, la fatta la formazione con Masca. Non potrebbe approfittarne. Aceti. Aceti. Tramaciere. Tramaciere alto, è un passo che può segnare perché la difesa di Roberto non si è anche più. Barabani, esattamente su Rivoldo, mancava il centro attacco ma Rivoldo decide di ribaltare. Roberti, tiro di Roberti, la palla colpisce il nostro centro, fuori dal campo, Rovello si riempie il 12. Basilico, Gilli che però è lontano dall'area, è costretto a passare da Ceti. Ultimo passaggio per Zinetti, in due tempi la difesa rovellese, poi pasticciano con la palla ed è punto. A quanto pare punto, sì, anche Rovello si è chiamato.
del secondo periodo di gioco è 46 Saronno Castor, 33 Rovello Scavini. Inizia il terzo ed ultimo tempo della finale del campionato di football tra Saronno Castor, che sono a 43 punti, e Rovello Scavini, che sono a 33. Mette Rovello, con Barabagna. E Carugatto. Lungone Carugatto, difeso da Tramaschere, e poi nel contrattacco con Mette Lemming, possesso a Rovello. Rovello passa il palo Caprani, passaggio subito per Rebosio, in due tempi volontari lo ferma. Quindi ribalta per Aceti. Passaggio per Aceti, 45 basso, in due tempi difeso da... l'arbitro non può di più interfarsi, l'arbitro di centro la... intanto palla Rovello, che finisce nelle mani di Barabani, e poi di nuovo palla fuori dal campo, regalato, e il Saronno Castor sono 15 punti sopra il Rovello Scavini. Non è proprio uno degli inizi migliori per la squadra comasca, deve anche recuperare uno svantaggio davvero notevole. Volonteri, buonasera, per Basilico, quindi a Gilli, landing di Gilli, gli va pure di fortuna perché la palla era dentro l'area, sarebbe stato punto regalato. Soprani, per Barabani, un elaborato gioco di mano e poi la palla finisce nelle mani interrogate, difeso dal Saronno. Poi Tramaschere, due passaggi, prova dopo due tocchi dei suoi compagni, e Bosio ha provato a prendere la palla in tuffo, ma non ce l'ha fatta, e siamo 49-33. Barabani di prima, preso l'opportunità da Zaffaroni, quindi scambio a Ceti Zinetti, e la taglia, e la mette giù. Il Saronno Castor raggiungono quota 50 punti quando Rovello si trova ancora 17 lunghezze indietro. Carugacchi, il Rebosio che fa un ribaltamento in crociato su Cattaneo, la divisa si schiava adesso, quindi ottimo ripassaggio con Barabani, la difesa rimane presto immobile, e il giocatore rovellese a gioco facile mette giù il pallone. Senti Zaffaroni, la passa in casa Basilico, che sul primo passaggio la tira in seconda dove non c'era nessuno, un tiro di esperienza, posso dire. Intanto rimessa sbagliata per Barabani, il pallone non viene controllato. E i Saronno Castor si portano sul più 18, 52-34, quando sono passati solo 2 minuti e mezzo all'inizio del terzo tempo. Scusate, Barabani per Carugatti, quindi Rebosio, Caprani, ultimo passaggio su Cattaneo, difeso in due tempi da Zinetti, si passa a Ceti, 45 fortissimo, fermato da Calcaterra, cambia il pannello di gioco, con Rebosio che poi decide di passare per Barabani che ancora ribalta su Carugatti, la difesa saronese è un po' confusa e infatti il salento della Rovello è un punto, e si porta su 35. Gilli ha rimesso su Zaffaroni, poi passa a Zinetti, controllo il pallone, poi tiro, difeso da Barabani che c'è in ginocchio, fa un tagliato eccezionale, e punto per la squadra comasca. Zaffaroni, Basilico, passaggio ancora molto sano, era, doveva essere per Gilli che era fuori dal campo, quindi possesso per la squadra comasca. Ottimo scambio, Barabani Cattaneo, proprio di difesa Saronno, e poi Gip ne approfitta per fare un 90 in seconda linea, laddove non c'era nessuno, e siamo quindi di nuovo sul più 17 per Saronno. Rebosio, cambio di Cattaneo per Caprani, che ribalta su Barabani, e un altro tagliato magistrale da parte di Barabani, riesce ancora una volta a ingannare la difesa saronnese. Mette Zaffaroni, Tramaschere, Volonteri, ribaltamento di un punto su Aceti, poi ribalta a sua volta su Gilli, l'ultimo passaggio, Gilli perde un pochino di tempo a controllare il pallone, però poi trova un buco gigantesco fra Rebosio e Caprani, e a gioco facile a mettere giù il 54 punto di Saronno Castor. Rebosio, Barabani,
Provo ancora con il tagliato, ma questa volta colpisce gli elastici del pannello, cattivo rimbalzo, e poi sbaglia il Salerno Castro la rimessa, palla di nuovo a Rovello, che riparte subito con Cattani, difesa da Faroni, poi Zinetti, la palla si intende in seconda ed esce fuori dal campo, e il Salerno raggiunge quota 35, mancano 10 minuti alla... 55, scusate, mancano 10 minuti alla fine del secondo della partita e si può proprio dire che l'incontro è finito qui, visto che Salerno conduce di 18 punti. Da Faroni, Ramacere, punto facile facile, la difesa era in vacanza e vantaggio massimo per Salerno più 19. Questa è probabilmente la finale più scontata che io abbia mai visto. Tanto Volpi non capire Bosio, alto, Basilico non controlla. E Rovello adesso si è a 38. Così. Passaggio abbastanza tranquillo per Aceti. Poi passa di nuovo per Zinetti che ribalza il Tramacere. Un po' alto. Tramacere controlla fatica. E poi Roberti non è riuscito a prendere un pallone piuttosto facile da difendere, non era né forte né angolato né basso, e quindi palla Rovello, dopo che con Cappani che il basso Cattaneo si è salvato, e poi nel difendere Volontieri tocca il pallone con la parte inferiore della gamba e punto per Rovello. Caffaroni, Zinetti, Ramacere, ribaltamento Foceti, la palla cade per terra, 19 ancora per il campo. Questo buon lungo linea di Carodati viene difeso in piedi da Tramacere, che ne approfitta poi per mettere giù il punto del più 20, 59 a 39. Mancano 8 minuti alla fine della partita e il Salerno Castor sta conducendo agevolmente. Cattaneo, controllo di fortuna per Barabani, e poi cambia per Cattaneo, infine Cattaneo dietro in fine seconda da cadere il pallone, Rovello a parte, Zinetti, Basilico, tiro di prepotenza, un tipo di tiro che non ci si aspetterebbe da una signorina, di nuovo i 20 per Salerno, 60-40, la difesa del Rovello è stata nel settore offensivo dei salonnesi, mentre sono riuscito a contenere meglio i propri avversari. Siamo 60-41. Zinetti in seconda, buona difesa di Caprani, poi contrattacco di Carugati e un tiro fortissimo che non viene preso a Gilli, porta Rovello su 42. Zapparoni che ha fatto la lanza e poi regalato la situazione, si conclude con un regalato in alto. Zinetti, prendo già, passando molto tranquillo per lanza, poi tira su Cacciano, contrattacco facile facile, non in difesa, non si da prendere il pallone, e Rovello ha accorciato le distanze, meno 16. Poi landing evidente di Gilli sul cambio al volo. Il palla Rovello, poi buon tagliato
esercito, punto per Serrano Castro, mette a terra, ribolto, ribaltamento per Cattaneo, ancora un ribaltamento incrociato, Roberto che deve tirare, 90 piuttosto basso e la difesa è riuscita a prendere questo ottimo tiro, siamo 42-47, diretti, lancia, Maroni, che la ribalta, ottimo ribaltamento e la difesa non riesce a ritornare dalla seconda linea, ottima azione del Salone Campo. Caravaglia, ancora la scatola di Cattani, Maggi, credo che non ce l'ha da Faroni, quasi 16 Gilli, che scambia con Zinetti, e va giù, un buon tagliato, che Cattani è riuscito a toccare ma non a trattenere. Il Romello rimette Barabani. Miro Cilenco, così che si può fare un po' scambio con Zinetti e mezzo sul pallone. E il Salone Castro sono a 65, un numero di punti che non si raggiunge facilmente nel corso di una partita, di tutta una finale. Poi regalato di Cattaneo. Di scambi è uscita le volte, è entrato Baldassarre ed è uscita Calcaterra ed è entrato Martino Morano, poi un buon 90 di forza, di ignoranza di Roberti e Rovello ora a 48 quando i suoi avversari sono a 66, ottimo ribaltamento di Zinetti, ancora fratello Giorgio e ancora una volta lo schema si rivela vincente, la formazione comasca non riesce a tornare dalla seconda linea e il Salone Castro ha gioco facile da mettere giù un altro punto. Cattaneo, da Murano, per Caprani, si prende un po' di cardinale, la difesa veramente si spalda, si prende un passato a quanto pare. Diversa del Saronno, palla Zinetti, ribalta per il fratello giallo, Giacomo Zinetti, buon tagliato però tocca il bordo del pannello, tutto è più rimbalzo, rimessa per il Rovello, rapida di Barabani, Formulano, Cattaneo, di forza, apre la difesa saronnese con l'apriscatole, il Rovello si porta a 50 punti, 17 punti sotto, 17 lunghezze sotto i suoi diretti avversari. Tanto pessimo scambio di Saronno. E approfitta Rovello con Baldassarre. La palla si alza, va in secondo dove non c'è nessuno. E siamo 67-51. Mancano 2 minuti alla fine di questa partita. Chili. Palla in seconda e purtroppo la seconda linea non può fare nulla, purtroppo il tiro sta andando in senso, poi è stato deviato dal compagno. Tanto poi scambio piuttosto rapido, Baldassarre e Carugatti che va a segno, Carugatti mette giù un altro punto, siamo 52. Volontieri, Zinetti, avanza. Credo Cattaneo, contrattacco rapidissimo, poi arriva il rimbalzo di Cattaneo, poi quindi questo di nuovo nelle mani di Saronno. Giaffaroni, sbattamento un po' basso ma comunque buono per Zinetti, un passo di mezzo, Gilli, e Gilli riesce a trovare il buco, e poi si autosegnala un cattivo rimbalzo, per cui niente punto, la costruzione va Rovello con Roberti. Palla Caruga, tiro in seconda linea e oramai il Saronno non va più in seconda linea, anche visto anche l'enorme vantaggio sugli avversari, non si prendono più neanche la briga di difendere il coloniale. Lanza, Zinetti, invasione di Zinetti,
I Saronno Castor tornano campioni d'Italia dopo aver dominato questa partita dall'inizio alla fine. Il Rovello, soprattutto nel settore difensivo, non è stato all'altezza dei suoi avversari e quindi Saronno riporta a casa lo scudetto, il quinto della sua storia, mentre Rovello, che trova la sua prima finale, è costretto ad incassare questa amara e grossa sconfitta.